Il movimento MeToo non è che è esploso così all'improvviso, tutto nasce durante la campagna elettorale per la Casa Bianca, sino a quella grande marcia il giorno dopo l'insediamento di Trump a Washington. Quella è una pagina di storia per l'America. Un milione di donne di tutte le età, con anche gli uomini, sfilano a Washington e altri milioni sfilano nelle varie città americane. Non ci sono i buoni e i cattivi in questa vicenda, non c'è una sinistra libera che è brava con le donne, le promuove, le aiuta, e una destra antiquata, patriarcale, che invece le opprime e le riduce a veline. Purtroppo c'è, questi atteggiamenti sono trasversali. Quando un potente pretende una prestazione sessuale o semplicemente la propone, ma la propone da una posizione di potere rispetto a una donna, è molto complicato per la donna sottrarsi. Già la proposta è una violenza nei confronti della donna, perché a quel punto la donna, sia che accetti sia che rifiuti, viene sminuita come essere umano. Cosa che mi ha fatto un po' ridere, devo dire la verità, nei giorni in cui stava andando la campagna, è che un sacco di uomini soprattutto hanno detto: ah, ma io non pensavo. E la reazione nostra è stata: ma scusate, sono anni che ve lo diciamo che il vivere da donne è completamente diverso rispetto a vivere da uomini, che il fatto di nascere donna ti espone a una serie di pericoli, di limitazioni, e ti insegna ad avere paura o comunque stare sempre allerta. Anche quando tu non pensi di avere paura, comunque sai che hai paura. Ci sono cose che sai di non poter fare se sei da donna. Perché non ci avete ascoltato?